Se uno studia le proto multinazionali del passato, per esempio la Compagnia delle Indie inglese, ha mosso guerra in India, ha mosso guerra in Cina con eserciti privati, che forse oggi si chiamerebbero contractors, e si è trascinata dietro il proprio governo. Le multinazionali di oggi sono molto diverse di quelle di un tempo? Beh, il fenomeno è molto cresciuto. Mentre nel 600 le compagnie delle Indie erano veramente poche, con la globalizzazione, con la rivoluzione industriale, le società che hanno rapporti internazionali sono migliaia. Uno basta che guardi Fortune 500 per vedere le più grandi società multinazionali e vede che il numero è molto considerevole. Venendo alla domanda, ci sono multinazionali di oggi che si comportano come quelle di un tempo? Beh, arrivare ad attaccare la Cina magari no, ma avere proprie politiche contrarie a quelle degli stati nazionali, che magari se sono stati di media dimensione sono molto più deboli della stessa società, quello sì, c'è un livello di dipendenza molto forte.